Ciao grandissimi e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo ad Ishigaki, isola della prefettura di Okinawa, qui in Giappone. Sono al porto ad aspettare il traghetto che ci porterà a Taketomi Island. Dieci minuti neanche, siamo già arrivati. Purtroppo non ho potuto filmare perché i vetri erano unti. Avete presente quell'isola del Pacifico dove la gente campa 100 anni, nessuno si ammala, sono tutti anziani, non c'è la polizia, non ci sono i semafori? Ecco, è esattamente l'isola dove ci troviamo adesso e ora inizieremo ad esplorarla con le biciclette. Ma questi bufali sono bellissimi! Chissà che buona la mozzarella qua. Pedalare in questo paesaggio così strano, nel mezzo della natura, circondati da queste farfalle enormi che ci volano attorno, è veramente suggestivo. Soprattutto perché abbiamo tutta la strada per noi, dato che su quest'isola praticamente non ci sono macchine. Inoltre c'è un solo benzinaio che apre tutti i giorni dall'1 del pomeriggio all'1:30 del pomeriggio. Ragazzi, ci siamo appena imbattuti in questo cespuglio di fiori completamente ricoperto di farfalle. Ragazzi, la nostra bella pedalata ce la siamo fatta. Siamo esausti, si muore di caldo, ha iniziato a piovere, quindi per riposarci ci fermiamo nell'unico bar dell'isola per prendere un bel ghiacciolo. C'era solo un gusto, zucchero di canna. Succo d'uva chimico appena prima di andare a prendere il traghetto. Tutta questa pioggia non fa che alzare il livello di umidità, quindi sembra che faccia ancora più caldo. Ragazzi, come vedete sono completamente fradicio perché fuori sta pesantemente diluviando, ma una roba incredibile. Noi adesso dovevamo andare su un'isola che sta esattamente là e ci dovevamo andare con i bufali che trainano i carretti. Non è un problema la pioggia, però noi abbiamo preferito evitare perché sinceramente non ci faceva piacere salire su un carretto trainato da un bufalo che poverino viene sfruttato per portare tutti i giorni, tutto il giorno, turisti panzoni avanti e indietro. Quindi almeno un viaggio glielo risparmiamo. Sono zuppo, sono completamente fradicio. Il letto era duro. C'è una capra, fermi tutti, c'è una capra. L'animale più bello che c'è. C'è la musica dal vivo anche a questo ristorante. È molto carino, però c'è un difetto, ovvero il menù è pieno di roba, quindi non sappiamo cosa scegliere. Alla fine siamo andati sui taco, la pizza e il pollo col riso, il pollo teriyaki, sembra molto buono. Kanpai! In Giappone, se volete brindare, non dite mai cin cin, perché significa pisellino. È arrivata la pizza! Non è male, è un aperitivo. Wow. Cioè, quello è cinghiale crudo. Allora ragazzi, questo è cinghiale crudo. Ne prenderò soltanto un pezzo perché in teoria lo dobbiamo dividere. Lo vado ad intingere in questa salsina che ovviamente non so cosa sia, ma sembra buona. It's actually pretty good. Ragazzi, qua è tutto fradicio, quindi mi sa che metto via tutta l'attrezzatura non waterproof e passiamo direttamente alla guerra.
arrivati nel nuovo spot ed è uscito il sole. The sun. Allora, siamo tornati in hotel. Per sicurezza sono andato a guardare il cartellone con scritti tutti i pesci, gli animali, la vita acquatica velenosa di Okinawa. E indovinate che ho trovato? Ovviamente il nostro amico serpente marino. C'era scritto che nel caso un serpente marino ti morda, bisogna succhiare via il veleno e portare immediatamente all'ospedale. Quindi diciamo che l'incontro che abbiamo avuto è stato abbastanza hardcore, perché se mi avesse morso, la vedo difficile che un serpente arrivi e ti morda così a caso. Sarebbe stato un bel problema perché eravamo molto lontani dalla costa. E niente, ci abbiamo messo circa credo una mezz'oretta per tornare indietro con la barca e siamo arrivati al nostro bellissimo hotel. Siccome non ce l'avamo ancora goduti la piscina, adesso mi godo la piscina. Siamo arrivati al nostro ristorante per questa sera, che in realtà è un izakaya, quindi praticamente un pub. Però dicono che il cibo sia veramente buono. A quanto pare l'ananas sull'isola di Ryomote è veramente unico. Ragazzi, siamo arrivati finalmente in montagna, stiamo sistemando tutta l'attrezzatura all'interno di queste sacche stagne che ci serviranno per andare a fare kayak. Ci hanno dato già le nostre scarpette che useremo anche per il trekking e pensavamo che oggi il meteo fosse un pochino a nostro favore, invece ha già iniziato a piovere, quindi sarà una giornata molto triste. Ragazzi, siamo arrivati sulla terraferma e lì ci sono dei piccolissimi mud skipper, quei pesciolini che escono fuori dall'acqua e cominciano a saltellare sul fango. Apparentemente la salita è finita e dovremmo essere arrivati alle cascate. Non so quanto tempo abbiamo camminato, secondo me più di un'ora. Konnichiwa. 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 Niente di meglio che fare un bagno in un posto così. Ragazzi, siamo arrivati dove abbiamo lasciato le canoe e andiamo a farci un'altra camminata. Ragazzi, io sono convinto che più fatica fai per raggiungere un luogo, più soddisfazione ti dà quando finalmente lo vedi. Ne ho visti tanti di posti spettacolari nella mia vita, mai visto un paesaggio così bello. Non siamo semplicemente saliti in cima ad una montagna nel bel mezzo di un'isola sperduti nel Pacifico, ma siamo sulla cima della cascata. Di lì c'è il vuoto più totale. Abbiamo poco tempo per stare qui perché la discesa sarà molto lunga. Meglio iniziare a sfruttare il poco tempo che mi rimane per fare delle fantastiche riprese. E bere un po' d'acqua perché sto morendo, giustamente. Ragazzi, siamo già al porto di Ishigaki. Stamattina abbiamo fatto 1000 corse, ma siamo riusciti a prendere sia la navetta che il traghetto veloce. Ora il trasferimento ci dovrebbe portare al ristorante e poi all'aeroporto.
ragazzi, anche stavolta ce l'abbiamo fatta. Una vita di viaggi con i bagagli sempre troppo pesanti e neanche stavolta abbiamo dovuto pagare il supplemento. Eureka, please don't make me cry. See you next time. Why? Ragazzi, dopo circa 22 ore di volo e innumerevoli ore di scalo, siamo finalmente arrivati alla Malpensa. Ce l'abbiamo fatta, siamo tornati in Italia. E con questa malinconica ultima visita a Tokyo si conclude il mio meraviglioso viaggio in Giappone dell'anno scorso. Un viaggio che ho fatto in collaborazione con Blueberry Travel e l'ente del turismo di Okinawa, che mi ha permesso di vedere posti veramente incredibili. Non è stato facile da fare questo video perché le clip le ho registrate un anno fa ed era tutto diverso a livello di attrezzatura e soprattutto di stile, però sono comunque molto felice del risultato. Spero tanto che sia piaciuto anche a voi. Ci vediamo come al solito domenica prossima alle 11 con un nuovo video sul canale e preparatevi a piangere perché esce l'ultimo episodio del Kenya. Dopo torniamo in Giappone perché ho una marea di nuovi video dedicati all'ultimo viaggio che si è appena concluso.